Come tutti voi avrete visto, il signor Giuseppe Cruciani, il presentatore della trasmissione telefonica La Zanzara, praticamente quello che puzza perché ha un cattivo odore addosso, mi hanno detto, le persone lo hanno avvicinato in trasmissione, ma poi si vede lontano un miglio che l'igiene non fa parte del suo status, capelli sporchi, denti neri, mani nere, cioè veramente a Firenze si dice sembra che abbia i sudici addosso, tanto la sua figura è riprovevole. E niente, si è fatto immortalare all'interno di un ristorante. Questo ristorante stava mangiando della carne di orso. Apro una parentesi, lui si è vantato anche di aver mangiato la carne di cane, ora fa vedere che mangia lo spezzatino di orso e invita le persone a farlo, ma è un chiaro messaggio provocatorio verso noi animalisti che amiamo gli animali. Tu dirai, tu non mangi carne? Sì, io mangio carne, ma non vado a fare quei video che fa lui provocando reazioni giuste da parte mia e di tante altre persone in un periodo così particolare come quello che è avvenuto poco tempo fa con GG4, l'orso che ha avuto degli incontri ravvicinati con delle persone. E niente, io siccome il numero telefonico privato di Giuseppe Cruciani, come il numero privato di tante persone, ho messo su Facebook il numero privato di Giuseppe Cruciani, invitando le persone a chiamarlo e dirgliene quattro che il suo video fa schifo, che lui è una persona reprovevole, che fa veramente pena fare quei video e che forse i signori che gestiscono il Sole 24, Radio 24, forse farebbero bene a licenziare questo raccomandato, perché è solo un raccomandato insieme a quell'altro che si chiama Parenzo, due persone volgarissime che esercitano l'attività dell'offesa quotidiana, però viene a dire a me che io ho offeso lui. Ebbene, lui mi ha scritto su WhatsApp, e ce l'ho qui, vedete? Ve lo faccio vedere. Lui mi dice, dunque, che dobbiamo fare? Io gli rispondo in maniera violenta, la pubblicazione del numero privato è un reato. Poi mi minaccia che mi segnala la Digos, ho capito. E praticamente io continuo a offenderlo perché c'è stata la provocazione che lui ha fatto verso tutti noi che amiamo gli animali. Io, siccome sono abbastanza molto sensibile a queste cose, non sopporto simili atteggiamenti. Lui mi dice, non mi fai paura, non ti considero proprio, non mi considera proprio, però mi invita a togliere il post che ho fatto e mi minaccia di denunciarmi. Poi manda dei video a gente che io conosco dove dice che mi denuncerà la Digos e quant'altro. Ebbene, caro il mio Giuseppe Cruciani, forse faresti bene a prendere informazioni su di me. Le tue minacce mi fanno vento. Io sono uno degli uomini più perquisiti d'Italia, capito? Grandissimo il mio puzzone. Tu ti dovresti solo vergognare, tua figlia si dovrebbe solo vergognare di avere un padre schifoso come te, un padre che fa quei video. Ma tu, ma come ti permetti di provocare le persone come sottoscritto dall'animalista convinto e tante altre persone a invitare la gente a mangiare l'orso, a mangiare l'orso, fai schifo, come fai schifo quando raccontavi che mangiavi i cani, sei un essere spregevole, capisci Cruciani? Ma io sono contento che tu mi denunci, a parte farò contro per calunnia, perché ho altre tante cose su di te che ho in serbo quando mi chiamasti tanti anni fa insieme al tuo amico Parenzo in relazione a altre situazioni, che mi arrivasti a dire determinate cose, come il tuo amico Parenzo che arrivò a scrivere su Twitter che io ero la persona che aveva ucciso
un'altra persona perché ero ubriaco. Poi dopo si accorse che non ero io, lo cancellò al volo, ma quegli screenshot ce l'ho ancora. Quindi, caro il mio Cruciani, innanzitutto lavati perché puzzi, cioè mandi un odore talmente sgradevole quando ti avvicini alle persone che me lo vengano a dire. La gente mi viene a dire: Maiorano, ma quanto puzza questo? Quindi lavati. Secondo di poi, se vuoi mangiare la carne di cane e la carne di orso, fallo, ma non ci provocare con questi video, perché se no noi ci incazziamo. Io mi incazzo dicendo di questo, magari se incontri qualcuno fuori a Milano si potrebbe incazzare in un'altra maniera. Non fare tutte queste provocazioni, sei un essere schifoso. E poi se vai a denunciarmi alla Digos, secondo te che cazzo me ne frega? Io ho paura della Digos, non ho paura dei magistrati, non ho paura di nessuno. Arrivi te perché mi dici togli questo post, perché dovete sapere io ho divulgato il numero privato di questo signore. Sì, è un reato. Beh, e allora il problema dov'è? Il problema dov'è? È un reato, bene. E allora le provocazioni che fai sono giustificate? No, vammi a denunciare. Ma mi ha denunciato, sei stata a denunciare, però quando mi denunci lo devi dire ai giornali.